Buongiorno Vlogmas 3. Buongiornissimo caffè. Giulia mi sta preparando la colazione prima che si scarica, quindi volevo darvi buongiorno. Tornerò a casa e cambierò la batteria. Ragazzi, questa è l'accoglienza che mi dà Gwen appena torno a casa. Sta facendo la cacca. E logicamente toccherà a me togliere. Non vi riprendo l'esserino che è appena espulso, ma Gwen adesso ferma che mammina ti controlla. C'è stato un leggerissimo cambiamento di programma. Io vi ho detto che stamattina sarei andata in palestra, Poi dopo quello che ci siamo mangiati ieri, raga, per forza. Però ci vado oggi pomeriggio perché così stamattina faccio in tempo ad editare appunto il vlogmas di ieri. Anche perché sono le 11, io contavo di tornare un pochino prima. E alla fine, vabbè, una cosa e l'altra, siamo usciti un po' più tardi. Quindi adesso metto a posto tutto il bordello sto sul letto. Poi inizio a montare il vlogmas e ci vediamo subito dopo quando ho finito. Ma ormai ho preso la mano, quindi non dovrebbe essere troppo difficile. E anche questo vlogmas è andato, mi rendo conto che comunque io e Giulia insieme, raga, siamo leggermente insopportabili. Soprattutto dopo che avevamo visto quel film, vi giuro. Epico, epico, epico. Lo ripeto, se vi siete persi quel vlog, era la cosa più dolce, se non sbaglio, sì. Che ridere, guardate. Qui c'è Gwendy che addirittura oggi è russa, quindi vuol dire proprio che ha dormito malissimo senza di me. Quindi organizzo le cose per il video. E poi, allora, sono le 12:30, ma io ho una fame porca. Impressionante. Vabbè, sarà che ho fatto colazione presto, quindi tempo che avrò finito sarà sicuramente l'una, l'una e qualcosa. E se fa pappa, vi dico già che il vlog di oggi sarà vlog un po' così, un po' di una ragazza che è stanca della vita. Comunque, domani finalmente si riesce di casa, perché oggi appunto mi dedico un po' ai video e alle cose. Vado al cinema con la mia amichetta Fra, che non vedo da un secolo. E andiamo a vedere il nuovo film animazione del Grinch. Per quanto mi riguarda personalmente, il Grinch è un film sacro, soprattutto in questo periodo. Io me lo riguardo tipo 5-6 volte come minimo. Infatti sta anche su Netflix. Quindi quello lì è iconico, proprio il film, quello con Jim Carrey, bla bla bla, cioè ciao. Quindi sono curiosa di vedere questo appunto film animazione, perché poi è fatto a cartone e non a film vero e proprio. E andiamo domani. In più, adesso mi ero quasi scordata che devo registrare delle stories, che appunto dovrò caricare poi domani mentre sarò al cinema, quindi me le preparo un po' prima, di un super set scontato su HelloBody, quindi io ve lo devo far sapere. Ho registrato le stories, quindi ne approfitto e mi sono anche fatta una bella mascherina. Questa è la Coco Luxe di HelloBody. C'è Gwendy che è in depressione più totale perché l'ho fatta alzare e risedere tipo 6 volte. Intanto sto mettendo online il vlogmas, poi toglierò questa bellissima maschera e andrò finalmente a mangiare perché, come avevo predetto, sono una talpa. È l'una e un quarto. Mascherina tolta, ho messo anche la crema. Qua non fate caso che sarà rossa. Adesso finalmente sì, papà. E mi mangio il couscous che è avanzato ieri a pranzo, così lo finisco. Sto guardando Cortesie per gli ospiti, che è uno dei miei programmini preferiti da guardare a quest'ora. E nel mentre mi scaldo il couscous. Finito di mangiare, adesso mi preparo delle verdurine per stasera. Quindi lavo l'insalata, poi ho messo in forno il peperone che mi ha avanzato ieri, così poi lo spelo e lo faccio in padella. E poi qui abbiamo un bel pezzone di zucca, così stasera se la mangia mia madre. Quindi adesso la tagliuzzo tutta, la unisco un po' di spezzette varie, dopo ve la faccio vedere, e la metto sempre in forno. Allora, vi sto dando quindi un po' di ricettine. Queste pure a Natale, ragazzi, svoltate. Zucca, ci ho tagliato uno scalognetto medio e ora ci metto origano, aglio, potete mettere anche quello intero e un po' di peperoncino. Logicamente non ci scordiamo un pochino di olio e poi una bella mescolatina. Anche la zucca è pronta, ho fatto una sorta di meal prep, se così si può definire. In realtà non l'ho cotta stracotta perché, come vedete, altrimenti i pezzetti più piccoli si sbruciacchiavano troppo, ma è comunque cotta e bella morbidina, è molto 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 buona. Provate la stessa ricetta con la patata dolce, state a cavallo. Stavo vedendo adesso un po' di video di miei amichetti, tipo Christian ad esempio, per citarne uno, che Cosmai Fai ha fatto uscire altre 3 palettine di ombretti, che è questo nuovo brand che è uscito con la palette Boom iconica. Tra l'altro io ho registrato il video, ma ancora lo devo editare e caricare di quella palettina lì. Quindi sì, devo recuperare anche quello. Qui c'è Gwendina. Quindi adesso mi rilasso un attimino sul divano. Anche perché la mia lezione a ginnastica inizia.
alle 4:30. È giunto quel momento in cui devo pulire i pop. Perché uno dice sì, c'ha questi pop che sono leggermente tanti, ma andranno anche puliti. Quindi questa è la prova del misfatto. Io vabbè passo con sto coso e passo così sopra le scatoline. E sono tante. Ragazzi, ma mi stavo dimenticando, oggi non abbiamo aperto la casellina. Allora, numero 3 ha la stessa confezione di ieri. Quindi è sempre un prodottino labbra, se riesco a tirarlo fuori magari. Solo che questo è un mini liquid suede nella colorazione Star Trek. La PC come continua? Oggi lo chiamerò così questo vlog. La cozza umana sta diventando insopportabile, guardate. Cioè io sto un attimo chinata e si deve mettere sulle mie gambe. Allora, mammina lo sai che ti ama. Ma mammina... A parte che stasera si deve assolutamente lavare i capelli. E poi mi sono persa il discorso che stavo facendo. Non li lavo in palestra i capelli perché odio lavarli in palestra. Cioè per me tipo lavare i capelli è una cosa di una ritualità sacra. Quindi ho bisogno proprio dei miei spazi, del mio tempo, con calma. E tornando a mia sorella mi ha portato un pacchettino. Indovinate di cos'è? Tra l'altro oggi è uscito anche, oltre al Vlogmas, il video haul del Black Friday dove vi ho fatto vedere un bel po' di queste cose. E questo era l'altro pacchetto che aspettavo da Hemp. Ci lascerò tipo non so quanti soldi, non lo so perché. Sono quelli che appunto vi ho detto nel Black Friday haul. Questi due di Game of Thrones nuovi. Poi mi devo sbrigare perché sto facendo tardi. Ogni volta va a finire così. Sì, c'è tempo, inizio alle 4:30, poi arrivo alle 4:40. Allora, il primo è questo qui di Bran Stark sulla sediolina a rotelle, insomma, e il pugnale in mano. E questo mi interessa ancora di più e c'è anche la versione metal. E sono Children of the Forest. Forse qui si vede meglio. Carina. Adesso li metto a posto e corriamo in palestra. Eccomi! Stavolta non vi ho ripreso nulla perché c'era lo spogliatoio pieno. E sembro pazza se parlo da sola mentre tutti gli altri si spogliano con una videocamera. Quindi ho detto evitiamo. Ma per fortuna oggi ho fatto lezione con uno degli istruttori più fighi. Perché? In realtà la lezione era con un altro. Quindi tutte convinte, c'erano maschi, femmine, bla bla bla. Entra questo. C'è stato un verso iniziale. Che vi giuro, quello era da riprendere. È stato pazzesco. Ah, era tipo un sussurro. Ah, così. Quindi è stata un po' una lezione mistica, capite? Detto ciò, ho cazzeggiato abbastanza. Posso andare. Sperando di uscire da questo parcheggio. Perché io non sono proprio maga dei parcheggi e questi, ripeto, sono stretti. Devo ripetere tutti i vlog. Tra l'altro mi è bazzicata l'idea, questo mese di festa che si mangia un po' di più, di venire 4 volte e non 3 come faccio di solito a settimana, e di fare sempre questa lezione che primo è la mia preferita, full body, quindi fai tutto, e terzo il tempo ti passa così, raga. Non dico che non senti il peso delle cose perché lo senti. Tra l'altro questo carino è anche molto bravo, direi che se lo ritrovo prenoto con la sua lezione. Come vedete, il mio superpotere è cambiarmi e mettermi il pigiama alla velocità della luce appena entro a casa. Comunque adesso sono esattamente le 7:50, dai, arrotondiamo. Mia madre sta preparando qualcosa al forno, mai usato così tanto il forno come oggi. Ah, le coscette di pollo con la patata. Io invece volevo mettermi a fare un ovetto sodo così lo mangio con l'insalata. E poi devo fare il semipermanente a mia madre. Perché? Per chi non lo sapesse, io ho studiato per fare l'estetista, che poi non ho fatto perché non era la mia vocazione. Ho studiato anche questa parte di costruzione, semipermanente, bla bla bla. Infatti ho il tavolino, adesso ve lo faccio vedere, che non mi sono mai soffermata forse sul farvelo vedere bene. Però prima facciamo questa cosa dell'ovetto e poi appunto queste unghie dannate che mia madre sono tipo giorni, 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 che mi fa una capa tanta. Preparazione e postazione, che come vedete è codesta qui, mobiletto preso da Ikea, questo anche il carrellino con le cose della ceretta. Adesso iniziamo, guardate che sto brava, tutto preciso, ordinato, carino. Risultato finale, questo colore molto carino. Questo è il mio, se non è uguale forse. Ma il tuo è opaco? No, adesso per come si chiama. È uguale. Però è uguale. Ragazzi, sono molto 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 amareggiata perché oggi ho pubblicato ben 2 video che per riuscire a caricarli entrambi, non vi dico i salti mortali, purtroppo con questo cavolo di bug, non so neanche come definirlo, di YouTube, cioè mi verrebbe da lasciare tutto, anzi lo farei onestamente perché voi non capite, o forse
qualcuno lo capirà, che c'è un lavoro immenso dietro. Cioè sembra ok, questa si sveglia, fa il video con la sua videocamerina, ci porta in giro nella sua sfigata vita, that's it. In realtà no, quindi non lo so onestamente. Cioè non so se continuare a fare i vlogmas. Fatemi sapere se sono io che non vi piaccio più, se c'è una data di scadenza, perché ho visto alcuni miei amici che hanno cominciato con me, alcuni sono crollati, alcuni sono saliti, io sono rimasta in una via di mezzo. In pratica non sono né diventata la Clio Makeup della situazione, non che io voglia diventarci, però come paragone intendo di successo, né non mi viene nessun nome che sia sceso in questo momento. Potrei dire Julie, tipo, che lei ha abbandonato completamente, cosa che io non farò mai, perché a me piace starci, mi piace impegnarmi in questo, mentre a lei piace impegnarsi in altro. Vedere questo feedback, tra virgolette, mi smoscia tantissimo, perché un tempo non era così. È uno, due mesetti a questa parte che ho tanti, tanti, tanti problemi. Il vlogmas che ho caricato alle 2, adesso vi faccio un esempio di numeri, sono 12.000, abbondiamo a 13.000, sono comunque poche. L'haul del Black Friday l'ho pubblicato 3 ore e mezza fa e non è ancora arrivato a 10.000 visualizzazioni. Cioè addirittura, ragazzi, il London Haul, che quando lo caricavo 1 o 2 anni fa arrivava a 100.000 in 2 giorni, non è arrivato in 3-4 giorni neanche a 50.000, neanche col binocolo li vedo. E questo è per farvi un esempio numerico, perché mi interessano i numeri, ma fino a un certo punto ok. Però comunque mi interessano, anche se fosse una percentuale del 2%, comunque è importante. Cioè è inutile farli ipocriti e no ragazzi, mi interessate voi. Certo, ma voi siete numero, cioè capite il paragone? Ci facciamo compagnia tutti i santi giorni, io a voi, voi a me. Se non facessi questo non so cosa farei della mia vita e onestamente mi sentirei molto sola probabilmente. Quando succedono questo tipo di cose con i social, poi anche la legge 13 adesso che vogliono mettere ci limiterà ancora di più, quindi sono molto 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 amareggiata. Sono sicura che voi qua sotto mi scriverete sì, la continua, lì ci piacciono, lo so perché li leggo i commenti sotto gli altri vlogmas. È tutto un però, alla fine io sto sacrificando tantissimo tempo che potrei investire in altro, in qualcosa che magari mi porti di più, quindi vedremo. Allora io facciamo così, questa settimana la porto avanti come vlogmas intendo, e poi vediamo come sarà la resa dopo questa settimana. Spero di essermi spiegata nel migliore dei modi, non volevo appiopparvi questo grande peso, però voi siete YouTube, siete voi persone che fate YouTube insieme a noi che pubblichiamo i contenuti, quindi è giusto anche farvi sapere questo altro lato, no? Voi ci fate sempre sapere come vi sembrano i video, se vi piacciono, consigli e cose varie, e io vi faccio sapere invece quello che passo io da quest'altro lato, perché non è tutto rose e fiori, non è fai lo youtuber, non fai nulla dalla mattina alla sera, non lavori. Forse bisogna entrare in quest'ottica che ci sono dei problemi come in tutti i posti di lavoro, può capitare quel periodo in cui ci sono più problemi di altri. E questo è, qua c'è Wendy che mi viene a dare un bacino. Comunque vedete, i cani hanno un'empatia, ragazzi. Mammina un pochino giù di morale. Sì. Nel mentre è iniziata la semifinale del GF, che quest'anno è un no totale. Perdonatemi, ma dopo questa clip ho perso le altre, dove mi lavavo i capelli, vi spiegavo come fare i boccolini, i capelli mossi e bla bla bla. Quindi niente, vi beccate questa fine parlata. Spero comunque appunto di leggere sotto i vostri commenti riguardante il discorso che ho fatto prima. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo domani.